Ciao a tutti, oggi piccola ricetta beauty, oleolitto di bacche di goji. La prima ricetta di bacche di goji che ho fatto l'ho vista su YouTube e come si chiama? Dal canale di Benedetta. Lei metteva glicerina, acqua e bacche di goji. Io l'ho drasticamente modificata eliminando l'acqua e mettendo solo oli. Anni fa, quando guardavo una signora di 83 anni, che purtroppo adesso non c'è più, lei mi aveva insegnato che, come posso dirvi, mi aveva fatto vedere uno dei suoi trucchetti di bellezza. E lei tutte le sere, prima di andare a coricarsi, nella sua crema da notte metteva 2-3 gocce di olio di argan. E diceva che era un toccasano per le rughe, e vi posso garantire che a 83 anni credo che servisse, perché comunque aveva una pelle molto molto bella, nonostante l'età aveva veramente pochissime rughe. Io invece di usare l'olio di argan ho modificato il mio oleolitto di bacche di goji, perché io nella mia crema, invece di mettere l'olio di argan, mettevo l'oleolitto di bacche di goji. Se volete prendere carta e penna, vi do la ricetta, così se volete provate a farla anche voi. Allora, io nel mio oleolitto di bacche di goji ho messo 20 g di glicerina, 20 g di olio di mandorle, 10 g di olio di rosa moscheta, 10 g di olio di jojoba, 10 g di olio di macadamia, 10 g di olio di semi di sesamo e 10 g di olio di semi di lino. In più ho aggiunto un conservante, il Kosgar. Allora, premetto, per chi non avesse tutti questi oli, potete usare ne uno solo, non c'è bisogno che li usate tutti. Io l'ho fatto un po' più complesso perché ogni olio ha le sue proprietà e io ho voluto fare una cosa un po' più sophistications. Cosa dovete fare? Prendete le bacche di goji, le triturate al coltello, bene bene. Mi raccomando, non con mini pimer o frullatori, perché le lame dei mini pimer e dei frullatori tendono a scaldarsi, di conseguenza a rovinare le proprietà del prodotto. Se non avete questi prodottini e siete interessati ad acquistarli, io li avevo trovati su Aromazon, Dragon Spice e Giselle Mask. Il primo è francese, gli altri due sono tedeschi. Il primo Aromazon c'è anche in lingua italiana, e per gli altri due tedeschi basta avere Google Chrome e il gioco è fatto. I prezzi sono veramente convenienti. Mi stavo dicendo, triturate bene tutto al coltello, mettete in un vasetto di vetro come questo, l'importante è che sia scuro. Io questi qua li recupero da mia cugina che lavora in un bar dove smazzano veramente, come posso dirvi, succhi di frutta a quantità industriali, quindi loro li andrebbero a buttare, io me li faccio tenere, poi li prendo, li lavo, sterilizzo e vanno benissimo. Io ci faccio anche la salsa di pomodoro e durano una vita, i tappi si chiudono ermeticamente, benissimo, niente da dire, e in più si contribuisce al non inquinare, o per meglio dire, a inquinare un pochino meno, anche perché io sono un po' nel mio piccolo fanatica di queste cose. Per assurdo, io non compro più detersivo per il bucato, me lo faccio con gli oli esausti, ebbene sì, quelli che tutti di solito buttiamo, io ci lavo i panni, chiaramente li tratto per poi lavarci i panni. Comunque, bando alle ciance, mettete qui dentro le bacche triturate. Ci aggiungete tutti gli oli e il conservante, chiudete bene, date una mesciatina e mettete in uno stipetto al buio per 20 giorni. Una volta al giorno dovete andare a shakerarlo. Mi raccomando, lontano dalle fonti di calore. Se non avete uno stipetto o un posto dove poterlo mettere al buio, basterà avvolgerlo con della carta stagnola. Dopo 20 giorni cosa fate? Lo prendete, prendete un colino, un pezzo di Scottex oppure un pezzo di stoffa, lo filtrate. E poi, come lo usate? Semplicemente aggiungendolo alla vostra crema da giorno, da notte. Ne mettete qualche goccina e ve lo mettete in viso, tutto là. Io devo dire che mi ci trovo molto bene. Nonostante abbia una pelle mista, quindi non particolarmente secca, va benissimo. Adesso va benissimo quando uno è costante, non come me che lo faccio 10 giorni, poi 20 mi dimentico. Adesso per fortuna da una settimana ho iniziato a farlo. E ho già visto dei netti miglioramenti. Lo so che non sembra, però vi posso garantire che io qua prima queste righe qua erano veramente solcatissime, come quando faccio così. Adesso, quando non chiudo l'occhio, sono un po' più distese e tanta roba.
Poi purtroppo io tante volte non ho la costanza. Fortunatamente questa settimana mi sono messa lì a fare un po' di restyling, se non voglio che il mio moroso se ne trovi un'altra. Comunque, mettetene qualche goccina nella vostra crema da giorno o da notte e diventerete tutte più carine. Almeno nel mio caso serve. Poi è chiaro che è soggettivo. Mi raccomando, io gli oli ve li ho detti, poi controllate sempre le vostre allergie, le vostre intolleranze, perché io da quel punto di vista lì non vi posso aiutare. Chiaramente queste sono le mie esperienze personali, sono cose che su di me funzionano e vanno bene. Poi è chiaro che io non posso essere la voce di tutti, ognuno è fatto a sé. E che altro dirvi? Niente, se il video vi è piaciuto e volete mettermi un pollice in su, mi fa piacere. Se volete iscrivervi, mi fa ancora più piacere. Io vi mando un bacione e alla prossima!